Ha capito Borgonzoni, qua tutti vogliono Berlusconi e invece vogliono separarlo da voi. Che sta succedendo? No, ma non sta succedendo di fatto niente. Quello che penso che la gente voglia non è tanto capire o vedere dove va Berlusconi, ma sentire che cosa viene fatto in Parlamento per loro. Per me la cosa fondamentale è un po' quello poi che aveva annunciato, detto, proposto Matteo Salvini con la federazione, era quello di fare delle proposte, ovviamente firmate e portate avanti da tutta quell'area del centrodestra, area che magari ha idee e proposte diverse da quelle che il governo ora sta portando avanti, per dargli più peso a livello Cioè, istituzionale, quindi ed è non quello poi avete che più il stiamo dubbio che cercando di Berlusconi voglia fare. salvare soltanto la sua azienda, l'idea della norma salva Mediaset? Pensate che stia lavorando per il bene del Io paese? non lo voglio neanche pensare, perché sarebbe veramente triste che qualcuno fosse qua in una situazione, in generale sempre, ma in una situazione come quella che stiamo vivendo ora, dove siamo spesso a parlare, prima abbiamo detto ad esempio di infermieri che vengono inseguiti quando sono lì per salvare la vita di tutti noi, perché la gente ha un'esasperazione, non capisce più probabilmente cosa sta succedendo, questo non li giustifica, perché per uno che insegue un medico, un infermiere andrebbe messo in galera, perché sono cose veramente vergognose. Siamo in una situazione in cui c'è un rischio di aumento suicidi, siamo in una situazione tale che pensare che qualcuno possa sedersi a un tavolo per salvare la sua azienda e basta metterebbe un'immensa tristezza. Per cui io questo non voglio neanche pensarlo. Io quello che mi auguro, anche ora che abbiamo in discussione come primo atto al Senato, iniziamo nelle commissioni a parlare degli emendamenti, il ristoro 1-2, perché ora abbiamo quello, che si riesca a trovare un accordo comunque anche con la No, ma sai cosa mi maggioranza per colpisce? Le dico cercare la di verità, trovare Borgonzoni, parlandoci soluzioni. francamente, che mentre Berlusconi è in piena riabilitazione, tutti vogliono parlare con lui, oggi addirittura Andrea Orlando dice che la distanza con voi e con la Meloni addirittura è metafisica, che c'è qualcosa proprio No, che. ma Orlando per me è la cosa molto grave che dice, cioè, voglio ripetere, in una situazione come questa io mi siedo a un tavolo e parlo con chiunque, se questo vuol dire portare una soluzione per una categoria di cittadini. Sentire qualcuno che fa politica e dice in un momento come questo io non mi siedo con quello o quell'altro al tavolo, onestamente è abbastanza scorante, diciamo scorante per non dire altro. Cioè, noi dobbiamo essere qua e vedere quali sono le soluzioni, soluzioni che fanno fatica a esserci. Cioè, noi siamo a un ristori 1, 2, ora fanno il 3, poi dicono che probabilmente ce ne sarà un quarto perché è rimasta ancora gente fuori. Siamo a discutere sulle aperture o Allora, non lui dice aperture, poi non ci si deve sostanzialmente che rendere voi avete conto che c'è gente posizioni che non ha soldi. antieuropee e seminegazioniste sul Covid. Questa è la motivazione per cui Orlando non vuol Ma io parlare posso con. dire anche questo, cioè Fontana, il presidente di Regione Lombardia, che è stato il primo a mettersi la mascherina, è Male. stato attaccato da tutta la sinistra, se ve lo ricordate, quando ha messo la mascherina a No, fine ha fatto un po' di febbraio, era stato detto casino che mentre si metteva la terrorizzava, mascherina, però, sì, no, ma è francamente. stato detto che terrorizzava il mondo e dava una cattiva immagine dell'Italia nel momento in cui altri facevano Allora, vi qualcos'altro. faccio Ma non è sentire un per attimo fare Gori su questo la tema. polemica su chi ha fatto prima, chi dopo, chi ha detto le cose. Ora dovremmo sederci e cercare di fare Allora, qualcosa di costruttivo. è chiaro. Noi come centrodestra le assicuro che abbiamo presentato migliaia Ma di lo so, lo so. emendamenti. Allora, Alcuni fermiamoci un sono momento partiti che devo nel sentire 1, Gori su 2, 3, questo, perché erano tutti. perché oggi